Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi e bocciati questo mese di maggio. Mi scuso per l'aspetto, ma sono a casa, quindi non sono truccata. Oh, se sentite qualche rumore inquietante, non fateci caso, ma fuori sta diluviando, che Dio se ne è scordato praticamente. La stagione ormai ce la possiamo dimenticare. Siamo al 4 giugno e vabbè, piove sempre, almeno da me il tempo fa schifo, il sole, mi sono scordata come è fatto. Comunque, inizio subito con i prodotti bocciati. Questo mese abbiamo un bocciato e sono i prodotti, questo trattamento qui dell'Hermed, quello lì per capelli. Per trattamento cute e capelli grassi. Ho provato sia la mozione che va applicata prima di fare lo shampoo. Come potete vedere, è fatta tipo in questo boccettino così. Puzza come la morte, vi giuro. Puzza come la morte. Praticamente va massaggiata sulla cute prima di fare lo shampoo. Per chi soffre tipo di cute sensibile o per se ha dei capelli grassi che tendono insomma a sporcarsi subito, questi prodotti sono indicati. Io ho la cute sensibile, ho provato questo trattamento qui, sia la lozione che lo shampoo, che non ho qui perché l'ho dato a mia sorella. Magari lei si trova, avendo i capelli diversi dai miei, si trovava meglio. Non mi ci sono trovata bene perché ho notato che i capelli si sporcavano facilmente, cioè dopo un giorno, cioè, i miei capelli facevano schifo. Poi l'odore è davvero sgradevole, non ho trovato beneficio per quanto riguarda la mia cute sensibile. Sono secondo me prodotti indicati più per chi ha capelli grassi che per la cute, perché io ho problemi di mi fa proprio male il cuoio capelluto e non ho trovato nessun beneficio. Quindi boccio questi prodotti qui, non perché non sono buoni, ma perché insomma sui miei capelli, per chi ha una cute sensibile e capelli insomma secchi che tendono a spezzarsi, a sfibrarsi. Non è proprio indicato. Insomma, mia le ha mandato per provarli, sia questo trattamento qui che un altro trattamento che vi farò vedere, che vi ho postato anche la foto sia su Facebook che Instagram. Mi sono trovata divinamente, che è il trattamento anti-smog. Comunque, questo qui lo boccio perché non è indicato, insomma, per i miei capelli. Ho tentato, oddio, ho tentato ad utilizzarlo, però niente, non mi ci sono trovata bene. E quindi l'ho fatto provare insomma a mia sorella, che dice anzi che è un ottimo shampoo, quindi dipende moltissimo dai capelli. Io mi ci sono trovata male perché ho notato proprio che i miei capelli tendevano a sporcarsi, a farsi tipo oleosi, il cuoio capelluto lo notavo grasso, non mi piaceva, pure quando ho asciugato i capelli erano duri e a parte l'odore che non è bellissimo. Ma erano tipo come se fossero oleosi, non lo so, non mi è piaciuto. Poi, questo mese abbiamo anche un prodotto NI, sempre un prodotto per i capelli, perché io l'ho utilizzato per i capelli, ed è l'olietto della Nuxe che ho trovato nella Sugar Box. Allora, questo olio ha un odore di vino, davvero ha un odore eccezionale, però per i capelli, secondo me, come sta scritto qui, perché è un olio che va utilizzato per il viso, corpo e capelli, per i capelli non è adatto, perché non è un olio specifico proprio per il trattamento dei capelli, tipo il Moroccan Oil o insomma l'olio di cocco per capelli, cioè è un prodotto multiuso, però sui capelli secondo me non va applicato perché li unge moltissimo e ve li sporca. Se lo volete applicare solo per magari idratare il capello e proteggerlo dagli agenti esterni,
Non ve lo consiglio perché vi rovinate proprio la piega. Praticamente, una volta che applicate questo lietto sui capelli puliti, ve li sporca in men che non si dica. Secondo me è ottimo invece per il corpo e per il viso perché ha un odore buonissimo e straziante. Per questo sta nel lì, perché comunque è un prodotto multiuso, si può utilizzare anche per altre funzioni. Per i capelli però non ve lo consiglio, ha un odore buonissimo, infatti me lo devo sniffare. Proprio buonissimo, l'ho provato ad utilizzare anche con i capelli bagnati, applicandolo sui capelli bagnati e comunque il risultato non mi è piaciuto. Ho impiegato tantissimo ad asciugare i capelli e comunque li ho trovati tipo oleosi. Sporchi, non lo so, mi ha dato questa sensazione tipo di sporchi oleosi, non mi è piaciuta assolutamente e quindi non lo utilizzerò più per i capelli. Infatti, questo poco che vedete che ho utilizzato, quello ne basta un goccino, l'ho usato un po' più volte con vari metodi, ma non serve a niente. Pure prima della piastra che ci sono quei prodotti, insomma, che vanno. Oddio, che schifo questi capelli. Ci sono quei prodotti che vanno spruzzati. Va spruzzato, insomma, prima della piastra che serve per proteggere i capelli. E dopo, insomma, fatto la piastra, non avete il prodotto, cioè vi protegge soltanto i capelli. Tipo i semi di lino o quell'altro lì a spray, che ho alle mandorle. Che vi ho fatto vedere nei promossi e bocciati, se non sbaglio, del mese scorso, che mi ci trovo benissimo. Infatti, spruzzo tutti i capelli con quell'olio per proteggerli dalla piastra. E una volta finita la piastra, i capelli sono comunque lucenti, puliti, morbidi. Con questa qui, invece, i capelli mi rimangono tipo tutti oleosi. Al tatto non mi piace. Sembra che non mi lavo i capelli tipo da 5-6 giorni. Non mi sembra il caso buttare una piega solo per applicare, insomma, questo lietto qui. Poi passiamo ai promossi. Allora, promuovo senza alcun dubbio il trattamento anti-smog dell'Hermé. Loro mi hanno inviato lo shampoo che, come potete vedere, ho terminato. Questo poco qui non riesco a prelevarlo, ma purtroppo è un difetto, secondo me, del packaging che ha l'Hermed. Secondo me dovrebbero cambiare il packaging, perché è un peccato che l'ultimo proprio, l'ultimo, insomma, l'ultimo, il prodotto che rimane insomma sul fondo non si può utilizzare. Ci ho provato a mettere l'acqua in tanti e tanti modi, ma niente, sia per quanto riguarda gli shampoo che altri tipi di prodotti, perché il packaging più o meno è sempre lo stesso, a parte per i prodotti a spray che ho trovato tra l'altro nella Sugar Box di maggio, un prodotto a spray sempre dell'Hermed ed è buonissimo, odore di cocco, che è qualcosa di favoloso che serve per proteggere i capelli dal vento, dalla salsedine e da altri insomma agenti esterni. L'ho provato e mi ci sono trovata davvero bene, già dalla prima applicazione rende i capelli morbidissimi e ha un odore fantastico come questo shampoo che ha un odore buonissimo e già insomma dalla prima applicazione ho potuto notare che insomma è un ottimo trattamento applicando utilizzando sia lo shampoo che il latte che il protettivo anticrespo anti-smog. Allora, lo shampoo ne basta davvero pochissimo. Ha un odore molto molto buono, nutre a fondo i capelli. Infatti io ho notato proprio che i capelli una volta cioè, lavati sono già morbidi, non necessitano di balsamo o creme in pacche, eccetera, eccetera. Quando invece, non lo so, vado ad utilizzare un normale shampoo da supermercato che comunque una volta lavati i capelli, se come spiegare? Già quando li lavo i capelli, cioè una volta bagnati, comunque noto che i capelli sono duri, un po' crespi, secchi e solo con lo shampoo, insomma, non risolvo niente. Mentre con questo shampoo qui
mi ci sono trovata davvero bene. Un prodotto secondo me top da avere è il latte nutriente, che per chi ha, come potete vedere, è strautilizzato. Per chi ha i capelli secchi come me, che tendono a sfibrarsi, a spezzarsi, è un'ottima tipo maschera da applicare dopo aver fatto lo shampoo. Questa qui va risciacquata. Bisogna tenerla in posa, tipo io la tengo 2-3 minuti, pettino i capelli e li sciacquo. Già solo con questa, con questo insomma maschera, già solo con lo shampoo avete dei capelli morbidissimi. Con la maschera io ho potuto anche evitare di farmi la piaccia perché i capelli mi erano belli lisci lisci. Sono io che sono pignola per quanto riguarda i capelli, mi piace proprio quel liscio bello tipo da piastra, però potevo anche evitarmi di fare la piastra perché rendevano i capelli davvero belli morbidi e lisci una volta pure solo pettinati con l'asciugatura, insomma, e mi sono trovata buonissimo. Ha un buonissimo odore, davvero un buonissimo odore, e anche questo qui ne basta pochissimo. Io lo applico insomma su tutti i capelli, in particolare sulle punte. Poi, per concludere proprio il tutto, io questo prodotto qui lo utilizzo, che ora ve lo faccio vedere. Anche questo qui abbastanza utilizzato, come potete vedere, arriva qui. Vedete, questo qui è un trattamento anticrespo. Io, una volta tamponati i capelli con l'asciugamano, pettinati, eccetera, eccetera, vado ad applicare questo trattamento, sia per lisciare ancora di più i miei capelli, sia per proteggerli dal phon, dalla piastra. E insomma, se, avete proprio la sensazione di capelli sani, belli, forti, lucenti. Anche per quanto riguarda gli agenti esterni, io ho notato che, tra l'altro, questo qui è un trattamento apposito contro lo smog, gli agenti esterni, il vento. I capelli sono puliti anche dopo 3-4 giorni, cosa che a me non mi è mai capitata. A volte, sai, non riesci a farti lo shampoo, che ne so, il terzo giorno, stai un giorno in più, però non hai quella sensazione di capelli, che schifo. Madonna, sti capelli non ce la faccio. Non hai quella sensazione di capelli sporchi, cioè che vi si, cioè, tipo che vi si fanno oleosi, non lo so, non so come spiegarli, tutti attaccati. Comunque avete la sensazione di capelli belli, puliti, morbidi. Mi ci sono trovata davvero bene con questo trattamento e non mi è mai capitato, insomma. Ho utilizzato tante tante cose per i capelli, svariate maschere, oli, semi di lino, shampoo, però questo trattamento qui mi ha stupito in positivo, perché sia perché è molto molto comodo. Cioè, io quando non avevo tempo di farmi la piastra, non vi nascondo che non me la sono fatta, anche se a me piace un liscio perfetto, abbondavo un poco di più con questo. Nel particolar modo qui sotto, e poi passavo tipo con l'asciugatura, con insomma la piega, con il phon e il pettine, andavo insomma a pettinare i capelli. Non avete nodi nei capelli, che è qualcosa di fantastico, perché solitamente io i miei capelli tendono a fare dei nodi, soprattutto alla fine qui, e ogni volta che vado insomma a pettinare i capelli mi cadono tipo i quintali di capelli. Con questo trattamento qui invece no, perché i nodi insomma li evita proprio, sia per quanto riguarda lo shampoo, che bello, mi piace molto, perché si vede insomma che nutre a fondo i capelli. Il latte che va applicato dopo aver pettinato i capelli, quindi voi fate attenzione insomma a pettinare i capelli, eccetera eccetera, anche se è come se lo shampoo districa anche i capelli, quindi non ho trovato nodi. Poi, una volta passato questo latte, i capelli morbidi, con insomma due colpettini di pettine, erano già belli lisci, mi ci sono trovata bene. I prezzi non ve li so dire, comunque vi lascio giù nell'info box il sito dell'Airmed, perché è una marca specifica per i vari trattamenti per i capelli. E quindi vi lascio giù nell'info box se siete interessati a dare un'occhiata al sito dell'Airmed. Questa è una nuova linea, perché loro ho avuto insomma
la fortuna di essere stata contattata da questa azienda per provare questi nuovi trattamenti, tra cui questo qui antismog e quello lì della cute grassa. L'ho bocciato quello lì perché io credo che non sia adatto ai miei capelli, perché con questo antismog mi ci sono trovata benissimo. Fa tantissimi trattamenti, cioè nei foglietti illustrativi, perché poi ogni prodotto ha un foglietto illustrativo. Ci sono praticamente tutti i tipi di trattamenti che loro hanno, quindi se avete problemi con i vostri capelli vi consiglio di dare un'occhiata al sito dell'Hairmed e scegliere il trattamento che è più indicato per i vostri capelli. Poi, un altro prodotto che ho amato, è la matita di Essence per labbra. Io vi ripeto, non ne avevo nemmeno una e mi ha stupito perché costa pochissimo. Questa qui me l'ha regalata la mia amica Mara. È un colore fantastico, questo qui è il 10 Femme Fatale. E la utilizzo anche come rossetto. In questo periodo sto in fissa con i rossetti belli scuri e intensi sulle labbra, quindi metto sempre quelli, anche con i trucchi un po' più strong, non lo so, mi piace l'effetto. E l'ho utilizzata tantissimo. Ed è morbida, bella, vi permette dei tratti belli decisi, morbida, sembra quasi un rossetto. Voglio trovare altre colorazioni, solo che vi ripeto, quando vado agli stand mi rimangono tipo quelle colorazioni merdose che non metterei mai. Comunque, ottima, veramente ottima, quindi promossa. Altri due prodotti che promuovo sono i prodotti che ho trovato nella Starbucks, i prodotti Starlux. Questa è la base per il mascara, che è fatta tipo con tutte queste fibre e vanno applicati prima, di applicare, insomma, il mascara. Mi ci trovo divinamente, fa delle ciglia lunghissime. Tanti di voi su Instagram o Facebook mi avete scritto, che belle ciglia lunghe che hai, che prodotto usi, che prodotto usi. Hai le ciglia finte addirittura. No, in realtà ho utilizzato tutto questo mese queste fibre qui, che danno davvero un tocco in più al look, qualsiasi look voi fate, dal più semplice al più particolare. Non so se si può vendere singolarmente questo prodotto, perché questo sito qui della Starbucks ho notato che tiene anche uno shop, infatti io me lo volevo ricomprare, sta base qui, devo vedere se ce l'ha nello shop disponibile. E un altro prodotto che mi è piaciuto è la cipria della Starlux. Questa qui perché ha una polvere molto molto fine e mi piace perché mattifica tutto, tutto. Questa, insomma, è la colorazione, è una colorazione adatta a qualsiasi tipo di pelle. Perché una volta, insomma, applicata, si confonde perfettamente con qualsiasi tipo di carnagione, colore di pelle. È tipo la Complexion Perfection di Elf, per intenderci, è una cipria trasparente. Questa qui è la Mineralizer Powder. Non so se anche questa qui, insomma, la potete trovare sul loro store. Ed è la Translucent Nude, la ML410. L'ho utilizzata anche per truccare delle persone e mi hanno detto che il trucco ho tenuto bene, quindi anche grazie, insomma, a questa cipria. Poi un altro prodotto che ho amato è il blush in gel di Catrice. Questo qui è una collezione limitata di Catrice che sarebbe la Colibri. E questo qui è il Gel Cheek Tint di Catrice. Ha un colore bellissimo. E mi piace l'effetto salute che fa sul viso. Ne basta uno sputacchio. Questo è il colore, come potete vedere. Poi crea questo effetto lucido sulle guance. Bello, mi sa tanto di estate questo blush. Peccato che l'estate non, secondo me non la vediamo più per come sta andando il tempo qui. Comunque, ha un odore fantastico, bellissimo. Non so se la potete ancora trovare, però è un prodotto che promuovo perché dura davvero tanto. Non l'ho mai tamponato con nessun tipo di blush, né in polvere, né qualsiasi altro tipo di blush, perché colora tanto,
e crea davvero un bel effetto. L'ho usato per truccare mia sorella per una comunione. Quando è tornata la sera, dalla mattina alle 7:30, lo teneva ancora. Quindi è fantastico come prodotto. Sono veramente contenta. Io non ho avuto modo di provarlo per tutto questo tempo, però ho notato, insomma, su mia sorella che lo teneva ancora. E poi, come ultimi prodotti, ci sono gli ombrettini della Itai Mineral Cosmetics. Vi farò un video apposito di questi prodotti qui con tutti i vari swatch. Vi ho postato soltanto la foto su Instagram, mi pare, con gli swatch. Però meritano tantissimo. Oddio. Oggi mi cade tutto da mano. Meritano tantissimo, sono ombretti minerali, li fa in tantissime colorazioni. Sono duochrome, o almeno due che ho scelto io sono duochrome. E poi abbiamo uno champagnino classico. Non vi faccio gli swatch perché comunque vi farò un video a parte. Con la base l'oro della Itai Mineral Cosmetics è qualcosa di fantastico. Cioè questi ombretti aderiscono alla palpebra, praticamente sembra come se vi tatuate l'ombretto sulla palpebra. Non si muovono di niente, mi sono sfregata l'occhio in tutte le maniere. Si attaccano proprio, cioè ve li tatuate praticamente, qualcosa di fantastico. E poi la cosa che mi è piaciuta di più è che quando voi vi andate a struccare, non è che vi scartavetrate via l'occhio perché l'ombretto non va via. Anzi, resistono tantissimo e a struccare, anche con le salviettine struccanti, ci mettete manco 2 minuti, quindi fantastici. Io ho la colorazione Gold Touch. Poi, vabbè, ve li farò vedere bene, anche sbocciati, che è la 63. Poi August, la 76, che è un colore indefinito. Cioè, è un verdino azzurrino con riflessi viola, è molto molto particolare. E poi l'Elegance, che è un champagne che non passa mai di moda, che è questo tipo champagnino qui. Non ve li sboccio, vi ripeto, perché vi voglio fare un video apposito di questi prodotti perché sono fantastici. Mi hanno mandato anche i loro glitter, devo ancora provarli, però comunque voglio fare un video ed è inutile insomma che ve li sbozzo. Ve li faccio vedere bene lì, magari con una giornata di sole che rendono anche di più che con la luce. Insomma, ci siamo capite con la luce artificiale. Niente, ragazze, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Il prossimo video, come vi ho scritto su Facebook, sarà un giveaway, quindi occhi aperti. Credo di ripubblicarlo per fine settimana, sabato o domenica, non lo so. Vedremo, o inizio settimana prossima. Ciao, ragazze!